Anche nel comune di Floridia si forma un circolo legato a Matteo Renzi. È Floridia Evviva, il coordinatore civico risulta Giorgio Conti, di anni 55, ed è chiamato al reclutamento di tanti simpatizzanti che si stanno avvicinando a lui e al nuovo partito. E allora gli abbiamo rivolto qualche domanda. Italia Viva nasce da un'intuizione di Matteo Renzi, come sanno tutti. A Floridia ci siamo alcuni che nei vari congressi del Partito Democratico ci siamo legati a Matteo Renzi e questa scelta, cioè anche le elezioni adesso in Umbria ci dicono che avevamo ragione, nel senso che Zingaretti, il primo responsabile che ha trovato del fallimento del Partito Democratico e della coalizione fatta con i 5 Stelle è stato Renzi. Oramai Renzi era il capro espiatorio di tutti i danni che succedevano all'interno del Partito Democratico. A questo punto, come ha scritto un giornalista subito dopo che c'è stata questa scissione, ha detto finalmente molta gente potrà votare Partito Democratico perché non c'è più Renzi e molta altra gente potrà votare Renzi perché non sta più nel Partito Democratico. E quindi mi sembra una scelta corretta dal punto di vista politico e della correttezza appunto nei confronti dei cittadini. Floridia ha ricevuto uno schiaffo, la comunità floridiana ha ricevuto uno schiaffo perché la mozione di sfiducia, io non sono di quelli che va in giro con le bandiere perché Gianni Limoli è stato sfiduciato, non è il caso. Abbiamo perso tutti perché se un sindaco per la prima volta, un sindaco eletto direttamente dal popolo, dopo 2 anni viene sfiduciato, c'è stato qualcosa di grosso che non è andato. Però, come nella vita di ognuno di noi possono succedere dei problemi, all'interno dei problemi ci sono sempre delle opportunità. Ora, l'opportunità è resettare, ricominciare e questo succederà con le prossime amministrative. Che cosa è successo in questi 2 anni in realtà? Floridia avrà l'opportunità di crescere perché, come i bambini, no? I bambini noi facciamo credere che i regali li porta Babbo Natale. Ora in politica non esiste Babbo Natale, non basta salire su un palco, forse si possono vincere le elezioni salendo su un palco e raccontare favole ai floridiani, però poi la realtà è quella che è. I floridiani la toccano tutti i giorni e adesso i floridiani devono crescere, devono capire che Babbo Natale non porta i regali, che bisogna rimboccarsi le maniche, ci sono dei problemi economici. È tutto in divenire quello che succederà a Floridia. Noi che cosa siamo? Noi siamo nella squadra di centrosinistra. 2 anni e mezzo fa eravamo nella coalizione con Orazio Scalorino, non è che sono passati 20 anni, sono passati 2 anni. Quindi quello è il punto di partenza. È chiaro che quella coalizione non basterà. Bisognerà allargarla in qualche modo. E noi, come ho scritto nel comunicato stampa, non è che ci mettiamo nell'elenco di quelli che fanno le figurine del candidato X e del candidato Caio, perché prima di fare le figurine, di incollare le figurine, bisogna preparare l'album, il progetto, le idee da dare ai floridiani, dopo ci incolleremo le figurine. Questi giorni si fanno le voci di imprenditori, avvocati, commercialisti che si candidano a governare questo paese. Tutta gente che nelle loro professioni sono persone rispettabilissime, ma lo era anche Gianni. Anche Gianni Limoli è un professionista affermato, generoso, disponibile, però non è sufficiente per governare un paese. Ci vuole altro per fare il sindaco di un paese, ci vuole un manager, ci vuole qualcuno che conosca i problemi, che non racconta favole ai floridiani, se c'è un problema si affronta tutti insieme e si deve ricreare quella cosa che c'era ai tempi di Egidio, io cito Egidio di proposito, uno spirito di comunità che si è perso in questo paese. Forse anche colpa dei social dove ci si insulta dalla mattina alla sera, io non lo faccio, però bisogna ritrovare la comunità e le feste che organizzava Egidio, Egidio era il sindaco delle feste, a cosa servivano? Da un lato c'era l'economia. Dall'altro c'era la socialità, ci si incontrava, si chiacchierava, un po' come la domenica quando si va a pranzo dalla nonna o dalla mamma con i fratelli, le zie, i nipoti. E allora si comunica, ci si scambia le opinioni, si fa socialità, si fa comunità e questo è importante in un paese come Floridia. Noi come Italia Viva abbiamo deciso di partire con una campagna che si chiamerà Floridia 2025. Noi chiederemo ai floridiani come volete
che sarà Floridia nel 2025, e loro ce lo diranno. Ora chiaramente mi aspetto che qualcuno mi dirà pure: vogliamo che i prossimi campionati del mondo di atletica leggera vengano svolti a Floridia. Ma fa attenzione, non è detto. Sono stato pochi giorni fa, per motivi di famiglia, a Como, Cernobbio. Cernobbio è un paese di 6.700 abitanti dove dal 1975 si celebra ogni anno il Festival dell'Economia. 6.700 abitanti, è un terzo di Floridia, anche meno. Ci vanno premi Nobel, capi di Stato, capi di governo. Perché non pensare e sognare a colori anche per Floridia? Sant'Arcangelo di Romagna, sto finendo, 22.000 abitanti, c'è il Festival del Teatro in Piazza tutti gli anni. Perché non facciamo diventare Floridia un centro di attrazione anche per questo genere di cose? Lavoriamoci. Noi, ripeto, siamo nel centro-sinistra e cercheremo di costruire un centro-sinistra più grande e vincente questa volta.